Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo in un episodio fondamentale dei gamberetti, signori. Ci rimangono le ultime 4 partite. Ci rimangono le ultime 4 partite per vedere di riuscire a centrare i playoff per cercare di andare in Premier League, signori. Detto questo, signori, prima di partire col video, quante volte l'ho detto, signori? Già in 20 secondi l'ho detto 8.000 volte. Prima di partire col video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, i link li trovate in descrizione. E se volete supportare il canale con delle piccole donazioni, lo potete fare con il link che trovate in descrizione al video. Detto questo, signori, incrociamo tutto l'incrociabile e partiamo con il video. Ok, signori, siamo ospiti contro il Middlesbrough. La squadra purtroppo è questa, non ho intenzione di fare nessun cambio. Casadei è tornato, ma è ancora un poco rotto. Ma noi lo mandiamo lo stesso in campo, ce ne sbattiamo altamente e leviamo Alvarez, anche se ultimamente ha giocato bene, e ci portiamo dentro il piccolo Peter Pan, che comunque si è dimostrato buon giocatore. Andiamo in campo, signori miei, incrociamo l'incrociabile perché questa è la. Sono quattro finali, signori. Quattro finali in cui dobbiamo cercare di portarci a casa i 3 punti, senza se e senza ma. Prima partita contro il Middlesbrough, loro vengono da una vittoria contro il Nottingham Forest, sabato 22 aprile 2023. Che ce famo? Vinciamo 2-0, signori. Mamma mia, mamma mia. Vinciamo 2-0. Ottimo gol di Nicholson e di Morris. Ammonito Lima. Sono usciti Casadei e Reid per Hamilton. No, per Hamilton che si è fatto pure male. E poi sono andati Mariani e Naga. Hamilton è uscito pure. È entrato e è uscito. Bah, ma che caciara. Comunque abbiamo vinto, signori. Abbiamo vinto. Questo era l'importante, signori. Questo era l'importante. Allora, andiamo a leggere tutte le mail che sono arrivate. Giocatore stabilito, giocatore infortunato, 7 giorni. E giocatore squalificato. Ok, chi è che parla? Che parla Raid, grazie. Grazie a te, Raid mio. Va bene così, va bene così. Va bene così, signori. Ok, la prima è andata, la prima è andata. I primi 3 punti ce li siamo portati a casa. Marcos diventa un 62, Claudio diventa un 77. Tanta roba Claudio, bravo amico mio, continua a crescere così, che l'anno prossimo ci servi come il pane. Siamo settimi in campionato a 1 punto dallo Swansea, a 3 punti dall'Hull City e una partita in meno, signori. È tutto nelle nostre mani, è tutto nelle nostre mani, signori. Allora, Johnson vuole parlare del suo stipendio ma non rompere le scatole. Allora, signori, formazione. Lima è stato espulso, quindi al posto di Lima, Hamilton si è arrabbiato di brutto e mi dispiace per lui. Giocherà Harwood. Lima non può stare in panchina perché è espulso. Ci portiamo. Watanabe lo sa fare il difensore centrale, no, sa fare il doppio ruolo. Ci portiamo Alvarez che sa fare più ruoli contemporaneamente. Hamilton è incavolatissimo. Va bene, non ci interessa, signori. Ce lo venderemo e ci compreremo una bestia in difesa. Calma e sangue freddo. Calma e sangue freddo, signori. In casa contro lo Sheffield West, se non sbaglio, sì. E loro vengono da un pareggio contro il Queen Park Rangers. Sabato 29 agosto, 29 aprile, scusatemi. Che ce famo noi? Vinciamo 2-0, bella così! Gol di Nicholson e Reid, che tra l'altro è uscito insieme a Casadei per Mariani Alvarez, ammonito a Mponsà. 2-0, signori. E la seconda ce la portiamo a casa. La seconda ce la portiamo a casa. Siamo sesti. Siamo sesti a 73 punti con una partita in meno, signori. Con un punto sotto l'Hull City e un punto sopra lo Swansea. Tanta roba, signori. Tanta roba. Tantissima roba. Allora, Mariani sale a 69. Grande Mariani. Abreu sale a 61. Bravo Abreu. Brava Abreu. Potremmo portarti alla prossima gita al parco. Stai diventando un elemento della squadra. Allora, squalifica scontata. Giocatore squalificato. Va bene, poi lo vedremo con calma. Chi è che vuole parlare? Johnson. L'avevo dimenticato. Mi dispiace, Johnson. Lo dimenticherò un'altra volta. Non ci pensare. Allora, signori, stiamo calmi. Se noi dovessimo riuscire a mantenere il punto di vantaggio sullo Swansea, signori, non mi interessa niente degli aggiornamenti e di tutte queste ambaradanti situazioni. Andiamo alla partita contro il Burnley, sarà difficile, ma se noi riuscissimo a mantenere questo punticino di vantaggio sullo Swansea, signori, potremmo già essere qualificati perché comunque abbiamo una partita in meno.
Quindi questa è l'ultima partita per lo Swansea, in teoria, in teoria. Allora, vediamo un attimino la formazione perché non ci ho capito niente. Allora, Amponsà è rotto, ok, quindi fuori Amponsà, torna Mariani, ok. Salazar è rotto, rimettiamo dentro Lima, ok. Harwood può uscire per nessuno perché cosa si è rotto? Drollo, Mitchell, Casadei, Mariani, Red, Nicholson, Claudio e Morris. Perfetto, la formazione è questa, signori. La formazione è questa. La formazione è questa. Siamo in casa contro il... Non possiamo giocare perché cosa è successo? Chi mi sto portando in panchina? Amponsah che è rotto. Allora ci portiamo Kuruma. Va bene? Sì. Ci portiamo Kuruma. Va bene così, va bene così. Ritorniamo nella schermata principale. Ritorniamo alla schermata principale. Dai, 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 che sto carico. Dai, che sto carico. Contro il Burnley, signori. Ci siamo, signori. Ci siamo, ci siamo. Siamo in casa. Loro vengono, mamma mia, da tre vittorie consecutive: 3-0, 5-0, 3-1. Guarda, metterei la firma sul pareggio. Sabato 6 maggio 2023. Metterei la firma sul pareggio, raga. Che ce famo? Ci perdiamo 2-1. Mamma mia, gol di Casadei che l'aveva pareggiata. Sono usciti Lima. Reide, Nicholson per Hamilton, Alvarez e Kuruma, ammonito Harwood. Perdiamo 2-1, signori. Ci giochiamo tutto all'ultima partita. No, siamo sesti. Siamo sesti. Ah, siamo sesti a pari partite. Sì, ci giochiamo tutto all'ultima, signori. Ci giochiamo tutto all'ultima partita. Stiamo calmi, stiamo calmi. Facciamo questi allenamenti. Poi cambiamo i giocatori in allenamento, promesso. Dovremmo avere l'ultima partita, signori. Se non mi sbaglio dovremmo avere l'ultima partita. Sì, abbiamo l'ultima partita contro il Charlton Athletic. Contro il Charlton Athletic Johnson vuole parlare, ma ce ne stiamo altamente sbattendo di quello che ci sta dicendo Johnson. Chi l'altro vuole parlare? Amponsah. Amponsah, ok. Amponsah, me ne occuperò io. Ne parleremo presto. Ma che cosa vuoi, Johnson? Allora, stiamo calmi. Amponsah vuole giocare. Al posto di Mariani può giocare Amponsah. In difesa deve uscire Harwood e torna. Dove sta? Johnson, Watanabe, Mariani. Ah no, Salazar è rotto proprio. Va bene, niente. Non abbiamo che farci allora. Va bene così. Va bene così. Ultima di campionato, signori. Se vinciamo questa, siamo ai playoff. Dobbiamo crederci, signori, contro il Charlton. Io non so quanto sta durando questo episodio, ma è pauroso. Loro vengono da un pareggio contro il Black Bull Rovers. Sabato 13 maggio 2023. Andiamo, raga, incrociamo l'incrociabile. Dobbiamo vincere, dobbiamo vincere, dobbiamo vincere. E vinciamo 3-0! Gol di Claudio, Nicholson e Drollo. Si è fatto male Red, signori, siamo ai playoff! Siamo ai playoff, signori, grande. Sono entrati Naga, Kurumai, Alvarez per Morris e Red. E Casadei, siamo ai playoff, signori! Siamo ai playoff, ci giochiamo la Premier, signori! Spettacolo! Spettacolo, signori! Siamo ai playoff contro il Nottingham Forester. Bellissimo, ce l'abbiamo fatta, mamma mia che corsa! Abbiamo andato e ritorno contro il Nottingham Forest. Perfetto, va bene, va bene, va bene così, va bene così. Detto questo, signori miei, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui ci giocheremo i playoff, signori, per cercare di raggiungere la Premier League. Detto questo, signori, noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video. Bella raga, ciao!